E lei, duchessa di Cambridge, ha perso la sua strategia di abbigliamento astuta e ha abbracciato una vita di lusso, ha affermato uno scrittore reale dopo aver analizzato le sue scelte di moda, scrivendo per news.com.au. La scrittrice reale Daniela Elser ha detto che uno dei momenti decisivi di Kate come principessa è arrivato il giorno dopo il suo matrimonio con il principe William. Mentre attraversava il prato di Buckingham Palace verso un elicottero per portare via la coppia, Kate ha iniziato uno dei suoi primi giorni come membro della famiglia reale. Non con abiti di design di lusso, ma con un vestito blu da 49 sterline e 99 pence di Zara. Per la signora Elser, la scelta dell'abbigliamento di Kate diceva qualcosa di cruciale sul suo personaggio, ma qualcosa che era cambiato negli ultimi anni, ha scritto. Il simbolismo era chiaro, Kate avrebbe potuto impadronirsi del principe, essersi guadagnata un titolo e ora chiamava casa un palazzo, ma era la stessa donna di 48 ore prima. Con un vestito stava chiarendo al mondo che avrebbe fatto le cose a modo suo e che, nonostante la sua elevazione ai ranghi reali, è rimasta saldamente legata alla vita normale. Il giornalista della Royal ha aggiunto che questo è stato solo il primo di molti esempi in cui Kate ha scelto abiti ordinari piuttosto che essere allettata dai lussi firmati. Ha scritto, è stata una mossa potente e molto astuta e una strategia di stile che l'abbiamo vista girare ancora e ancora nell'anno da allora. La giornalista reale Elizabeth Holmes ha notato la stessa strategia. Ha detto sul podcast Royally Us dell'abbigliamento di Kate verso l'inizio del suo periodo come duchessa, quindi, Kate era una persona comune. Soprattutto nel pensiero collettivo britannico. Era davvero importante che non andasse oltre. Ha spiegato che dato che Kate era sotto gli occhi del pubblico per un po' di tempo prima di sposare William, le persone si erano abituate a vederla vestita in modo più casual. La signora Holmes ha detto, se fosse uscita con indosso uno stilista dalla testa ai piedi, su misura fin dall'inizio, avrebbe inviato un messaggio. Ma invece, hai semplicemente continuato ad andare avanti con quello che stava facendo. Stay.